Sindaco, parliamo di Europa in un momento particolare, un momento difficile. Sì, l'Europa in parte va anche profondamente cambiata, un'Europa che punti più ai diritti, alla solidarietà, alla giustizia, alle persone, un'Europa che fondi la sua ricostruzione sui popoli e non sul potere finanziario. Quindi c'è tanto da fare, però insomma c'è una spinta europeista alternativa molto bella che viene ad esempio dalle città: Napoli, Barcellona, Madrid, Parigi, Berlino, Atene, ci sono dei segnali molto forti. Noi ci stiamo lavorando dal Mediterraneo, perché la disgregazione dell'Europa e il ritorno dei nazionalismi non è qualcosa di augurabile. È augurabile un'Europa dei popoli e dei diritti, che possa essere alternativa al trumpismo, alle guerre, ai liberismi, alla distruzione dei territori. Un mondo con meno confini e più solidarietà. Ancora una volta la città di Napoli, di fronte alla tragedia della Siria, si è dimostrata straordinaria con un intervento importante e significativo. Assolutamente sì. A parte che abbiamo creato questo corridoio umanitario per l'accoglienza nelle famiglie napoletane, di famiglie siriane, poi la nostra azienda pubblica dell'acqua ABC che va ad Aleppo per dare una mano per ripristinare le sorgenti idriche. Quello che possiamo fare è questo: tendere la mano della solidarietà. Napoli ha un grande cuore. Arrivederci.